Buongiorno mondo! Ho appena visto che si è schiantato un piccione viaggiatore, quindi ci farà compagnia per tutto il video, mi dispiace. Questa RS l'avete vista forse due o tre volte, esattamente quando un mio amico con un'altra RS è morto. Ma siete gli amici di quei ragazzi dietro voi? Sì, perché? No, cos'è successo? Ma io avevo capito che era una strada un po' pericolosa. E noi stiamo esattamente andando in quello stesso identico luogo, però devo fare la presentazione. Ah, questa RS è del signor Edu. E lui ci guiderà, io guiderò l'HM ovviamente, perché ho venduto l'RS a lui e adesso io ho l'HM. Magari poi la gente ci crede, per favore. Poi abbiamo l'MT, quella che avete già visto nel video che uscirà, che in realtà è già uscito perché questo qua uscirà tra qualche anno. Il TM del signor Pet. E tanta roba, devo dire, non ho mai visto un TM, cioè ovviamente per fare la competizione tra i due motard, perché sono gli unici motard. E boh, oggi abbiamo tutti i tipi di moto esistenti. Oggi si passa dalle sportive alle nacche e dai motard proprio. Ma perché la tua fa un bel rumore? Non capisco. Senti, la mia non fa così, puttana merda del singolo. Sa che manca la lana di roccia, ecco perché. Via, 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 via! L'avevo scambiato per il direttore di gara! Di solito fanno così quando danno il via. Adesso, dato che ho finito la benzina, si va in quarta al minimo. It was at this moment that Nathan knew he fucked up. Vediamo quando è che diventerò l'ultimo. Ma sta cazzo di moto ha il cambio che fa schifo, perché? Attendere prego, inculazione dei soldi in corso. Allora, bancomat 1, non guardi il codice. Ah già, è vero, è vero. Su YouTube lo potevo mettere. Come ci sono i carabinieri? Ma dove? Sono parcheggiati in diretto sopra. Guarda quello che c'è sulla curva. Vedi quella punta sinistra? Quella là, ah, e sono i carabinieri. Sì, di troia. Porco di... Non so se avete visto i carabinieri, ma sono stati lì per 20 minuti e sono lì anche adesso, quindi secondo me sono in comunicazione con un'altra pattuglia e gli dicono: va che sta arrivando uno con l'RS rossa, dovete arrestarlo. L'MT ragazzi, l'MT devo superare, voglio dire in giro che ho superato un MT. L'ho fatto! Però sta strada non è così... E vabbè, ma se ci passiamo a 30 all'ora! Ho detto superato, ho fatto un block pass tra un po'. Ma tu non hai idea di quanto è difficile fare le curve strade con quella Sì, lo so, l'ho provata la tua nella mia via. Stavo andando dritto. Non ho piegato un cazzo come al solito, io non capisco. Vai, fai sentire un po', va così. Vai, andiamo. Il limitatore non l'ho mai sentito. Il limitatore! No, zio. Vai? Vabbè, niente. Ora si torna indietro e si va. Quindi vado avanti io? Gelateria. Possiamo andare ragazzi. Buongiorno! Credo che ha tirato dritto proprio fotte sega. Ti mancano i soldi. Ti la compro?
Sì, volevi comparire? To, prego, fai quello che vuoi. Ciao. Bene. Vabbè, dopo volete un... no. Se mi prende fuoco mi incazzo. Il bolide. Eccolo. Il bolide. Questo è il bolide più potente. Il bolide del gruppo. Non capisco perché non sei venuto in cremosina. Potevi tranquillamente starci dietro. Ragazzi, volete dire qualcos'altro? Che tipo non entra. Bene. Ciao a tutti. Ma dovresti essere incazzata perché prendiamo l'acqua di Gesù Cristo adesso. Ma porco. Ma perché? Perché? Devo prendere la pioggia ogni volta che vengo in sti posti. Porco di... R6, l'ho superato prima, non l'ha presa bene. Cioè, che cazzo di giro abbiamo fatto? Bellissimo, hai visto? Fino a Orte era bello. A nord piove, a sud no, se andiamo a sud non c'è problema. Benissimo, Che cazzo dici che è una merda? È una merda! Allora, si è perso uno del gruppo e adesso dobbiamo tornare indietro perché non gli parte più la moto. Vediamo che cazzo è successo. Ma noi ovviamente al posto che andare ad aiutarlo andiamo a fare il drive al McDonald's. Ora dove cazzo... Che Ferrari! Che cos'era? Devo prenderla. Non me ne frega un cazzo. La devo prendere. Devo prendere la porca troia. Permesso, questione di vitale importanza. Wow! Porca puttazzo! È nuova 2020, cazzo! Porca puttana! Che figata, cazzo! Ma questa è da pista, c'ha anche il... come si chiama? La luce, quella della nebbia, guarda, è da pista! Ovviamente va di più l'RS, ma non stiamo ovviamente a specificarlo. No, Farid, va di là. Figa. Torniamo indietro. Siamo arrivati tutti quanti e abbiamo scoperto che la Ferrari è ancora lì. Devo vederla da vicino quella cazzo di macchina. Puttana bestia, quella qua. Permesso. Devo vederla, permesso. Che bella. 488, che bella. Vai. Bellissima questa. Per il video, vai. Che bella. Per il video, che bella. Che bella. Tanta roba. Complimenti. Bella, ma sei riaccesa? Sì, l'ho ricaricata. Ciao raga. Ciao. 10 euro gliela compro. Fa che ti vede dallo specchietto, Scusate. Puttana. Adesso mette la retro. Porca troia. Porco diesel. Fermone. Abbiamo importunato uno della, che ha la Ferrari. 200 all'ora. Porca puttana. Ciao followers. Lampeggia. Devo andare. Deve andare, quindi addio. Un saluto dal bolide. Il 50 Malaguti ci lascia. No. Cosa vedo? Cosa sto vedendo? Ma mi devi stare dietro di me, così mi riprendi mentre guido, capito? Ah, vuoi proprio vedere la targa, solo la targa? Sì. Ok. Allora, dato che lei mi ha detto che vuole che gli sto dietro, gli stiamo dietro. Così vediamo quanto fa il beta. Ha superato una macchina, siamo a 90 all'ora. Siamo a 84. È un casino per un beta 50. Cioè, ma è tanta roba. Ma un bordello sto betino. Avete fatto il McDrive? Sì. Che carta fa? Scusi, mi dà un panino sgravato alla Nutella. Dovevi venire, l'abbiamo registrato. Ma come l'hai registrato? Buonasera. Un panino sgravato alla Nutella. Un panino alla Nutella, ma hai la... Con l'offerta, sì. Allora, è finito il giro perché sta iniziando a diluviare, porca madre. Quindi adesso ce ne arriviamo dai coglioni.
Con ste cazzo di gomme io non è che posso andare con la pioggia però. Vabbè ragazzi, vaffanculo, va.